Voi avete parlato della grande questione delle migrazioni. Ora, consentitemi di fare due brevissime riflessioni. La prima è questa. E vedete, io sono ministro dell'interno da poco più di 13 mesi. L'assillo che ci ha guidato in questi 13 mesi è stato semplicemente uno, e cioè quello di affrontare questo tema che ha un impatto straordinario nella vita delle persone, nella vita di coloro che vengono accolti, e cioè di coloro che scappano da situazioni drammatiche e vengono accolti, e ha un impatto notevole nella vita di coloro che accolgono. Se ci pensate bene, questo è il punto più delicato e cruciale. Lavorare, cioè, per tenere insieme due diritti fondamentali. Il diritto di chi è accolto, diritto a cui l'Italia non intende rinunciare e non rinuncerà mai. E contemporaneamente, tuttavia, non dimenticare né fare diventare un elemento di subordine il diritto di chi sta accogliendo. Il punto fondamentale è fare incontrare questi due diritti. In una democrazia è fondamentale che coloro che governano siano in grado di dare la dimostrazione di ascoltare entrambi. Se questo è il punto, conciliare il diritto di chi è accolto con il diritto di chi accoglie, è evidente che noi dobbiamo fare un altro passo, e quello che abbiamo tentato di fare, cioè cancellare la parola emergenza dalla questione relativa ai flussi migratori.